Questa è l'edizione di TGM del giorno 22 gennaio 2017. Questi sono i titoli di oggi. In Sicilia, vento e pioggia stanno colpendo il territorio. Allerte. A Rigopiano si continua a scavare. Richiesta di soccorso inascoltata. Giulio Regeni. La procura egiziana ha predisposto collaborazione italiana. Intervista esclusiva con Grillo a Settimanale Francese. Positivo su Trump. In frazione del comune di Arezzo, bimbi intossicati da monossido di carbonio. La Sicilia è adesso oggetto delle allerte meteo della Protezione Civile causa pioggia e vento che stanno colpendo la regione e che stanno portando sul territorio siculo danni e disagi. In diverse zone si registrano problemi tanto di allagamenti per esondazioni quanto di vento forte. È stato consigliato alle popolazioni dei comuni interessati di evitare soste in piani ribassati e di non parcheggiare auto in prossimità del mare. Fiumi e rivoli d'acqua sono sotto stretta osservazione. Continuano le operazioni di salvataggio dei possibili superstiti alla sciagura della valanga che ha ricoperto e fatto crollare l'hotel Rigopiano di Farindola. Dalle macerie è stata estratta un'altra vittima. I dispersi salgono a 23. Dalle prime indagini viene fuori che si poteva fare in modo che gli ospiti dell'albergo, già provati dalle scosse di terremoto, venissero evacuati, ma per problemi di comunicazione non è stato possibile deviare un mezzo turbina per liberare le strade di transito che si stava muovendo in quella zona. Una mail fa da prova della richiesta di aiuto dell'albergo rimasta inevasa. Nel caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano scomparso il 25 gennaio 2016 e su cui ancora non si hanno dati certi per chiarire le circostanze della sua morte, il procuratore generale egiziano Sadek ha disposto che alcuni esperti video italiani possano arrivare in Egitto per ripristinare dei filmati video in cui ci sarebbe Regeni filmato, ma che causa soppressione non sono attualmente visibili in chiaro. Il permesso è dato dal fatto che gli egiziani non sono in grado di reperire il programma di ripristino del filmato. Nell'occasione della scomparsa, il giorno 25 gennaio, verranno letti dei brani in pubblico all'Università La Sapienza di Roma del diario di viaggio di Regeni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha rilasciato una intervista al settimanale francese Journal du Dimanche, in esclusiva. In questa intervista ha fatto presente all'opinione pubblica francese e non solo che è abbastanza ottimista verso il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Grillo parla di deformazione da parte dei media dal punto di vista di Trump e ha auspicato che i due giganti Russia e USA possano iniziare a parlare per aprire scenari di pace e distensione. Durante una festa di compleanno in una sala parrocchiale nella frazione di Sant'Andrea Pigli del comune di Arezzo, la quasi totalità dei bambini ha richiesto il ricovero tra più o meno gravi causa intossicazione da monossido di carbonio. Un piccolo gruppo ha richiesto l'immediato ricovero e il trasporto a Careggi per il trattamento in camera iperbarica. La maggioranza sono stati curati con ossigenoterapia e dimessi quasi subito. Nessuno dei bambini ricoverati tanto a Careggi quanto in altre strutture non sono in pericolo di vita. La causa dovrebbe essere stata il sistema di riscaldamento con stufe a gas della sala parrocchiale. Principalmente non si può dire che è indiscutibile la libertà di associazione tra le persone. Non si può non fare... Principalmente, non si può non dire che è indiscutibile la libertà di associazione tra le persone. Non si può non affermare che tutti siamo liberi di appoggiare chi vogliamo e quando vogliamo, tranne casi definiti dalla legge. Ma a questo punto la questione è una sola. Fa bene Beppe Grillo ad appoggiare Donald Trump? È indiscutibile che il presidente degli Stati Uniti sia il presidente degli Stati Uniti. Ma questo presidente degli Stati Uniti sembrerebbe non avere la garanzia dell'unione dei suoi stati. Non sembra avere tutto l'appoggio del suo paese.
Quindi si potrebbe fare attenzione prima di salire sul carro del vincitore, quando sembra abbastanza chiaro che quel vincitore stia forzando troppo la mano del suo potere presidenziale. Si potrebbe consigliare prudenza e aspettare di vedere se il presidente è veramente il presidente degli Stati Uniti. Grazie di averci seguito e vi rimandiamo alla prossima edizione.